Ciao a tutti, sono Alessandra Gianotti e oggi sono qui per raccontarvi perché da ormai diversi anni scelgo di partecipare all'iniziativa voluta da Gianroberto Casaleggio Alberi per il futuro. Dovete infatti sapere che il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, che ha proprio lo scopo di diffondere il rispetto e l'amore per la natura e in particolare per la difesa degli alberi. Ogni albero rappresenta per me la consapevolezza, l'allineamento fra la propria identità, il proprio spirito e la propria azione nel mondo. In questo senso, l'albero è una perfetta metafora vivente di questo slancio verso la propria missione terrena. Solo chi ha radici profonde può allungare verso il cielo i propri rami, aprendosi agli altri. Quando, come adesso, mi trovo vicino a un albero, riesco benissimo a percepire questo tipo di energia. Riesco ad acquisirla, a immagazzinarla e a conservarla per quando ne avrò bisogno. Estendo queste sensazioni a una logica di comunità. Un albero costituisce un collegamento ideale fra l'uomo e la natura. Nelle aree urbane come questa, gli alberi hanno l'importantissima funzione di ricordarci la profonda connessione tra noi e la nostra natura ancestrale. Senza ovviamente dimenticare il fatto che gli alberi ci forniscono l'ossigeno stesso per respirare. Non ci sarebbe neanche vita se non avessimo gli alberi. Il ritrovarsi anno dopo anno a prendersi cura della propria fonte di vita e di un'oasi urbana verde rafforza anche i legami della comunità che la abita e che in questa azione ritrova un obiettivo comune di cura reciproca e del proprio territorio. Oltre ad avere un grandissimo significato simbolico, questa iniziativa ha per me anche un significato commemorativo. Fu proprio un'occasione della prima edizione di Alberi per il Futuro che io ebbi l'opportunità di incontrare Gianroberto per la prima volta. Come imparai in quelle e in successive occasioni, per Casaleggio occorreva tributare il massimo rispetto ai boschi, agli alberi e a tutta la nostra madreterra. Questo approccio rispecchia pienamente lo spirito francescano che animava tutta la sua visione. Se ci identifichiamo in essa, anche tutti noi siamo quindi chiamati a sentirci parte integrante della natura, ad assicurarne il rispetto e a diventarne dei paladini. Con un gesto apparentemente semplice come quello di piantare un albero, oltre a contribuire al benessere del nostro territorio, celebriamo quindi l'eredità intellettuale di Gianroberto. E testimoniamo la fondatezza della sua visione, con un'azione che più di tante altre contribuisce a rendere sostenibile il nostro operato, mettendoci al servizio della natura e non trattandola solo come un serbatoio inesauribile di risorse. Come partecipare dunque? Occorre innanzitutto contattare il comune della propria città, nello specifico l'assessorato al verde o all'ambiente, richiedendo la disponibilità di un'area da piantumare, accordandosi anche per l'irrigazione che dovrà essere effettuata nei periodi successivi. Poi richiedere le piantine alveolari ai vivai regionali o ai vivai privati, pubblicizzare l'iniziativa sui social con foto o brevi video o anche con comunicati stampa. Potete anche coinvolgere associazioni o comunità locali di cittadini. Occorre poi procurarsi tutti i materiali necessari, oltre le piantine di 20-30 cm di altezza, zappe, vanghe, guanti da giardinaggio, reti e tubo protettivo, telo di protezione per le radici, filo di ferro e bacchette di bambù per sostenere i piccoli alberi. La giornata sarà ancora più entusiasmante e divertente se proporrete di adottare un albero, facendo apporre dei nastrini colorati con la scritta del proprio nome oppure anche altre dediche. Per tutte queste informazioni operative e maggiori dettagli potete trovare nel link sotto al post di riferimento la documentazione relativa. Vi ringrazio ancora e buona giornata con Alberi per il futuro.